Questa mi fa male troppo il culo, un disco a me. Come se balla così? Ciao a tutti e bentornati alle recensioni del Cicoria. Oggi ci siamo sparati il nuovo disco del Pagante, il Paninaro 2.0. Vi ricordo che se volete che io recensisca un album, basta che scrivete sotto i commenti dei post di Noisy. Dai, nel primo pezzo, che si chiama Il Mezzo, in cui vede il featuring di Emi Schilla, secondo me è una bella canzone che rispecchia un po' la situazione classica dell'adolescente italiano, e cioè che vogliono avere il motorino e poi quando arrivano a 18 anni la macchina per avere la propria libertà di movimento e fare quello che vogliono. Per carità ragazzi, fighissimo il pezzo, però voi vi lamentate che state a Milano, no? Però dico, più andiamo verso il sud, più i ragazzi per tornare a casa possono scrivere l'Odissea o l'Iliade, perché ogni volta è un viaggio che inizia e non si sa mai come finisce. Adoro! Adoro! Vabbè. Vediamo comparire Mischeda, che io non la conosco personalmente, però la adoro. È fighissimo il concept delle whatsappate e mi avete fatto scoprire una cosa che mi mancava: la gintoneria. Eclatanti gli ultimi WhatsApp di sta canzone. Spaccano proprio. Mi dispiace che al tipo che gli hanno tolto la patente. Lo so, però se te droghi e bevi e vai al volante, quella cosa. C'è poco da fa. Mo sai che palle dal prefetto. Ok, ci stiamo sentendo Dam 2, il ritorno. È riferita a Amsterdam sta canzone. Io ci ho vissuto 4 anni a Amsterdam, sarà per questo che ci so così effervescente, che vi piaccio tanto. Too much. È notabile immediatamente un bel dissing a Burlon e a Welcome to Favelas. Il beat, che vi devo dire ragazzi, è un po' too much per la mia umile opinione, però il testo l'ho apprezzato davvero, figo. Allora, ci stiamo ascoltando la triste storia dei ragazzi di provincia. E gemelli diversi che c'entrano, mica so di provincia, so di Milano. No, comunque sono tornati pure loro, da paura, oh. Che bomba. San Babylon, Interland. Che bomba, oh. Questa mi fa male troppo il culo, un disco a me. Come se balla così? Il terrone va di moda. Ragazzi, avete scoperto l'acqua calda? Voglio dire, è da un secolo che nelle contrade nordiche il terrone va di moda. Qui ragazzi, gli avete fatto un bel dissing che poteva essere evitato a tutte le nonne meridionali, ossia nostalgia del Napoli di Maradona. Nonna frigge, sembra di essere al McDonald's. No ragazzi, questo è uno sfonnone, è una cazzata. Cioè, in qualsiasi stato, in qualsiasi nazione andiamo, l'odore del McDonald's è sempre lo stesso. Invece, ogni nonna ha le proprie ricette, per cui era inutile sto dissing ai nonne meridionali. Anche perché, ve lo voglio dire, alcune nonne, tra i barattoli del sale o zucchero e il caffè, hanno a 9 mm. Io non ci scherzerei troppo. Comunque, se vi posso dare un consiglio, il prossimo gruppo chiamatelo Testa de Legno, che poi è la traduzione del Pagante in romano. Testa de Legno è più figo, dai, del Pagante. Il Pagante è un po' anonimo, invece Testa de Legno proprio è lui. Radical Chic. Il beat è una bomba, è fighissimo, però un po' delimita la vostra area. Voi descrivete una vita che fate qua a Milano. Per carità, è fighissima, è proprio la Milano da bere versione moderna. Però io credo che è un po' settoriale. Le persone che non vivono a Milano, è difficile che vivano e si riscontrino in quello che raccontate. Per carità, è una cifra divertente, però secondo me è un po' troppo settoriale. Però, ve lo ripeto, è la mia opinione, quindi
Comunque mi è piaciuto il disco. Di Acellote a Mischeda, bella voce, per me pure una bella solca.